L'agricoltura è un settore strategico per la Campania, ma non è un settore autonomo. Lo sviluppo delle aree rurali dipende fortemente anche dalle politiche extra-agricole. Una spinta fondamentale per il comparto deriva dai fondi comunitari destinati, con la prossima programmazione 2021-2027, a subire una riduzione del 15% per quanto riguarda il programma di sviluppo rurale. La necessità di non farsi trovare impreparati e di fare scelte oculate per rispondere efficacemente alle esigenze di un territorio così ricco e variegato diviene allora una priorità. Abbiamo voluto costruire una conferenza agricola regionale, anche in previsione della scrittura di un nuovo programma di sviluppo rurale nel prossimo ciclo di programmazione. Ma abbiamo voluto soprattutto provare ad uscire da quella che è sempre stata una consultazione più formale che sostanziale. Questo è l'obiettivo del progetto della conferenza agricola regionale realizzata dalla Regione Campania con il supporto metodologico di Formez PA, un progetto a sostegno delle aree rurali basato sull'ascolto di tutti gli interlocutori per definire le strategie di sviluppo nella programmazione politica agricola post 2020. Abbiamo puntato sull'ascolto di tutti gli stakeholders che potessero portare un contributo per definire le strategie di sviluppo dell'agricoltura in Campania. Una formula che è risultata vincente, abbiamo avuto 5 tavoli tematici che si sono svolti presso i nostri uffici, all'esito dei quali sono stati realizzati dei documenti che saranno sicuramente la traccia importante da seguire. Gestione dei rischi in agricoltura, sostenibilità ambientale e adattamento ai cambiamenti climatici, vivibilità delle aree rurali, mercato e competitività, sistema della conoscenza, dell'innovazione e dell'informazione nell'agroalimentare. Questi i 5 tavoli attorno ai quali si sono confrontati stakeholder pubblici e privati per il futuro dell'agricoltura e delle aree rurali della Campania. Abbiamo fatto emergere i problemi, il territorio con le sue risorse, i suoi problemi, e su quello abbiamo cercato di costruire insieme ai nostri portatori di interesse posizioni condivise, anche perché in Campania abbiamo un grande valore. L'85% del territorio regionale è un territorio rurale, su cui quindi vogliamo insieme ai nostri cittadini e ai nostri utenti andare avanti e costruire sviluppo per quello che è un comparto poi estremamente ricco, estremamente ampio, estremamente diversificato per le nostre condizioni orografiche. No? La conferenza proseguirà con l'ascolto di ulteriori interlocutori, il mondo sindacale, in modo tale da definire insieme quello che potrà essere il percorso per arrivare a un'agricoltura 4.0. Dietro tutto questo c'è un rigoroso percorso metodologico che solo grazie alla Formez PA poi siamo riusciti a fare, perché guardate, ascoltare tutti e integrare ed uscire anche con un prodotto che è un quaderno che sintetizza alla fine quelle che sono i concetti e le problematiche più affrontate, io credo che sia stato un valore che ci porteremo avanti, anche perché il percorso non è finito. La Direzione Generale Agricoltura in questo modo vuole portare un contributo significativo a quello che è la mission che tutti ci dobbiamo porre, quello di dare un valore pubblico alle iniziative che si pongono in essere. E sicuramente l'ascolto che è a base della nostra scelta sarà un metodo vincente per migliorare le nostre performance sia dal punto di vista agricolo che dal punto di vista economico in generale.